E salve a tutti ragazzuoli, siamo tornati su un nuovo video di Carmine 551 e siamo incredibilmente nell'ultima missione di GTA 3. Non mi voglio assolutamente perdere in chiacchiere, la missione già la sapete, è molto difficile, quindi dopo esserci fatto qualche piccolo rifornimento ci metteremo all'opera per riuscire a fare quest'ultima missione che scusate, che ci dà tanto fastidio, e scopriremo finalmente l'ultima missione di questo incredibile gioco, di questa incredibile serie che purtroppo sta per finire, mi dispiace. A grande sorpresa, nella terza missione non ci sono state tante nella terza città non ci sono state tante missioni, quindi diciamo che sarà abbastanza curioso scoprire il finale, perché siamo arrivati fino a un certo punto dove poi non siamo riusciti a fare nada. Qua già sapete tutto, inutile che vi faccio vedere sempre le stesse cose. Allora, quindi siamo... Dobbiamo correre. Dai. Ecco l'elicottero dove c'è Catalina. Punto non dovremmo fare altro che fare questo, perché voi sapete che nel primo episodio è successo qualche bordello, quindi non voglio correre assolutamente rischi e voglio cercare di arrivare lì col minor tempo possibile. Questo ci aiuterà a buttare giù l'elicottero, ragazzi. Eh sì. Ok, siamo arrivati al punto. Mannaggia. Ah, ma l'ho preso, non è morto. Ragazzi, sto correndo un rischio incredibile. No! Io te ti distruggo. Oh, raga, ci siamo. Ok, Catalina è fuori, raga. Dobbiamo solamente eliminare i restanti infami. Non mi fido. You move wrong. You
Dove sta questo qua? Bene. Raga, sembra essere finita. Stiamo a vedere. Residents in Cedar Grove have been coming to terms with the emotional aftermath of a full-blown war that hit the area yesterday. Local resident Clive Denver described to police a single gunman that he saw fleeing the scene with a dark-haired woman. Oh, we're gonna have such fun, because you know, I love you. I really do, because you're such a big, strong man, and that's just what I need. Anyway, what was I saying? I forget, but you know what it's like, don't you? The sound of explosions shook nearby homes as people ran for cover. Several citizens were injured in the panic as gunfire was exchanged between ground forces and a helicopter circling the dam. Yeah, we got a good view from down here in the gardens. When the copter finally got taken out, better than the fireworks on the 4th of July. With the death toll already over 20, police are still finding bodies. There have been no official denials concerning rumors that the dead were members of the Colombian cartel, and still no leads as to the cause of the massacre. My hair is ruined. I mean, can you believe it? This one cost me $50. Sono emozionato, raga, è la prima volta che finisco GTA 3. Vi lascio a voi la fine.
E dopo questi lunghi titoli di coda, io vi lascio con questo grandissimo finale di serie. Finalmente abbiamo finito GTA 3 e veramente, sono veramente contento, perché questo gioco non l'ho mai finito. Penso che ve l'ho detto svariate volte che non sono mai riuscito a finirlo. Se questo finale di serie, anzi la serie intera, vi è piaciuta, ditemi nei commenti se cosa vorreste che io facessi come prossima serie. Ho delle altre serie da finire, come Bully Scholarship Edition, Beyond Good and Evil. Farò qualche video anche di Fortnite nel futuro. Intanto io vi lascio. Sono veramente contento, lo ripeto per un'ennesima volta, sono contento di aver finito questo grandissimo gioco. Noi ci lasciamo. Al prossimo appuntamento col vostro Carmine 551. Ciao a io!